Siamo in compagnia di Antonino Galletti, avvocato e tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nonché candidato alla presidenza dell'Ordine. È animato diciamo questo dibattito su questo libro scritto da un magistrato in cui il protagonista è un avvocato che scompare. Sì, è un tema sicuramente interessante, perché il libro scritto da un magistrato noto a Roma perché fa parte di un collegio importante della Corte d'Appello Civile parla della storia di un avvocato che nel corso di un processo scompare, e di qui iniziano una serie di peripezie, di vicende interessantissime rispetto alle quali non anticipo nulla, perché è opportuno che ciascuno possa leggere il libro e apprezzarne il contenuto, anche perché è un romanzo e quindi non vale la pena anticipare la fine. Però l'idea è sicuramente interessante e accattivante, perché in questo caso non è l'imputato che scappa per sottrarsi alla giustizia, ma è il magistrato, è l'avvocato che nel corso del processo scompare. Un'altra cosa molto interessante che qua ho avuto modo di constatare è i virtuosismi che nell'ambito degli operatori del diritto, diciamo in modo equo, magistrati e avvocati, fioriscono tra persone che cantano, che suonano, che scrivono libri, veramente probabilmente ad un pubblico che non vi sta vicino, persone che non vi conoscono da vicino, questa cosa è insospettabile. Sì, il mondo del diritto magari all'esterno può apparire un po' triste, un po' formale, invece abbiamo all'interno sia dell'avvocatura sia della magistratura delle personalità forti, di spicco, e anche degli artisti veri e propri, sia nel campo della letteratura. Oggi abbiamo assistito anche nel campo della musica alla performance di un consigliere di Cassazione, Lorenzo Delli Priscoli, che è particolarmente bravo ed efficace, ha anche scritto i testi che sono stati portati a Sanremo, quindi insomma anche è noto nel grande pubblico. Ma in generale questi simposi giuridici, questi incontri che vengono fatti da Antonella Sotira e dall'Associazione Ius Gustandum hanno questo pregio, cioè di far vedere l'avvocatura, la magistratura e in generale gli operatori del diritto sotto una luce nuova, che è quella di autori e di artisti, e quindi aprirci un po' anche al sociale e nell'immaginario collettivo come soggetti diversi rispetto a quelli che sono abituati a frequentare. Ma questa, diciamo, presenza di virtuosismo artistico è una cosa di una generazione recente degli operatori del diritto, oppure questa, diciamo, è uno stereotipo completamente falso, questo, diciamo, dell'operatore del diritto è un po' di alone di noia che lo circonda? Ma io credo che sia uno stereotipo falso, perché in realtà gli avvocati, i magistrati hanno talvolta delle personalità importanti e quindi le esplicano anche attraverso le varie forme artistiche. E questo credo che sia sempre avvenuto. Noi oggi abbiamo consiglieri di Stato che sono ottimi musicisti, magistrati di TAR che scrivono, procuratori della Repubblica che scrivono, senza arrivare ai casi più noti di Caro Tenuto, di altri autori importanti anche a livello meno noto alle cronache, diciamo, e al grande pubblico. Ci sono comunque delle nicchie veramente di qualità. Lei ha qualche passione nascosta o semi nascosta? Ma io no, io mi diletto nelle pratiche sportive con scarsi risultati, quindi ho sempre avuto una pessima voce, non sono intonato e quindi non mi sono mai dedicato alla musica o alla canzone. Non ho mai avuto purtroppo il tempo di scrivere, anche se mi piace molto, ma magari in un futuro prima o poi potrei decidere di cimentarmi, con grande rischio per chi poi dovesse mai leggere qualcosa. Un rapidissimo accenno: candidato alla presidenza dell'Ordine degli Avvocati, quindi ci saranno delle elezioni, presumo. Quando saranno? Dal 16 al 20 di gennaio si vota per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine a Roma, nel mese di gennaio si vota per rinnovare tutti gli ordini d'Italia. Noi siamo presenti con una lista forte, che è la lista Galletti, quella che prende il mio nome per comodità e per semplificare, però cerca di portare persone competenti e di qualità all'interno del Consiglio dell'Ordine, per cercare di tirare un po' su l'asticella anche delle nostre rappresentanze istituzionali, nel solco della qualità e della sempre indipendenza e libertà dell'avvocato. Una lista è un nome, è una tradizione gloriosa, le auguro un bocca al lupo. Grazie tante, grazie e buon lavoro.